Io non avrei voluto chiamare aria fritta, perché altrimenti dicono che io uso dei termini troppo forti. Ma siccome lei qui è impegnata ad ascoltare noi, forse non sa cosa pensano altre persone a lei molto vicine, politicamente intendo, sul discorso che lei ha fatto. Il ministro Bossi, cioè ministro come lei nello stesso suo governo, un minuto fa, dopo averlo ascoltato, ha detto: l'intervento del ministro Tremonti è un intervento fumoso, tra aria fritta e fumosa, mi pare che ci sta molto poco, qualche arrosticino di Ferragosto. Se poi lei vuole saperne di più, vorrei dirle cosa ha detto un ministro del suo governo un minuto fa, dopo che gli hanno chiesto come è andato l'incontro con Berlusconi per trovare una soluzione, una quadratura del cerchio dei problemi che lei ci ha raccontato. Mi spiace parlare così in quest'aula, ma sono parole usate da un ministro. Il ministro Bossi ha detto che con Berlusconi sì, si è incontrato in queste ore, ma ha parlato di rottura di coglioni. Queste sono le parole dette da un ministro. Questa è la realtà di questo governo. Un governo che si è rotto e rompe i cosiddetti, un governo che fa proposte fumose. E allora io da questo vorrei partire, caro signor ministro, perché dal dire e il fare poi c'è di mezzo un documento. Lei oggi non può tornare da noi, dopo che è venuto da noi pochi giorni fa, e dirci: vogliamo fare, faremo, diremo. Vogliamo un documento. Quali sono le sue proposte? Oggi ci ha detto una sola cosa di nuovo, che è stato commissariato dalla BCE. Allora la prima cosa che noi le chiediamo è questo: tiri fuori questo documento di commissariamento, non ci venga a dire che è un documento confidenziale. Lei non c'è mica andato a letto con la BCE, che c'ha la confidenza. Cosa avete fatto stanotte? La BCE le ha mandato un documento, lei deve chiedere formalmente. So bene cosa vuol dire confidenziale, ministro, non si creda, sa, ma confidenziale vuol dire anche rispetto delle istituzioni. Questo è un Parlamento e non le ha mandato a lei in quanto ministro o amico, gliel'ha mandata lei quanto esponente del governo, e lei come esponente del governo al Parlamento deve dirci e darci il documento della BCE, perché vogliamo sapere fino a che punto l'Italia è un paese ancora sovrano e da che punto questo paese è stato definitivamente commissariato. Questa è la prima cosa che le chiediamo. La seconda cosa che le chiediamo è che lei depositi qui in Parlamento un documento, perché sia lei che la sua maggioranza, ma non il documento, un disegno di legge, non ci siamo capiti, un disegno di legge. Se poi vuole, ha fatto tanti decreti legge, anche per la legge ad personam, vuol fare anche un decreto legge, lo faccia il 15 agosto, lo faccia il 15 agosto e noi saremo qui a discuterne.